Benvenuti e benvenute nel nostro nuovo tutorial di cucire con Burda. In questo video realizziamo insieme il modello 1C tratto da Burda Easy 5 2023. Questa morbida maglia è trendy e raffinata grazie ai davanti arrotondati e al collo alto ed è anche facile e veloce da realizzare. Per questo modello abbiamo scelto un tessuto di felpa biologica con certificazione GOTS in un delicato color rosa del nostro partner C. Pauli. Oltre alla stoffa avrai bisogno di filo per cucire in tinta, spilli, ago per jersey, ago doppio, forbici, metro a nastro, matita gesso o gessetto per sarti, matita, righello, rotella dentellata e carta copiativa Burda. Prima di iniziare dedica qualche minuto a prenderti le misure e poi confrontale con quelle della tabella taglie sulla rivista. Così facendo troverai facilmente la tua taglia Burda. Taglia le parti del cartamodello da 1 a 3 del foglio tracciati 1 lungo la linea corrispondente alla tua taglia. Disponile sulla stoffa come illustrato nello schema per il taglio. Traccia sulla stoffa i contorni del cartamodello e aggiungi i margini per le cuciture e l'orlo indicati nelle istruzioni all'interno della rivista. Riporta anche linee, trattini e contrassegni. Prima di togliere il cartamodello dalla stoffa, riporta tutti i segni sull'altro lato. Per farlo, infila la carta copiativa Burda sotto il tessuto e con una leggera pressione fai scorrere la rotella dentellata lungo il contorno del cartamodello e su tutti i trattini. Le istruzioni dettagliate sono nella confezione della carta copiativa. Ora disegna la parte A con righello e gessetto direttamente sulla stoffa e ritagliala lungo le linee. Le misure sono indicate nella tabella che trovi nella rivista. Iniziamo con gli orli di dietro e davanti. Rifinisci i margini di cucitura degli orli e stirali verso l'interno. Impuntura gli orli dal diritto con l'ago doppio. Disponi il davanti destro su quello sinistro, rovescio contro diritto. Spilla le spalle, lo scollo, le cuciture laterali e gli incavi manica dei due davanti. Poi imposta un punto lungo ed esegui una cucitura a 1 cm dal bordo. In alternativa, unisci davanti con l'imbastitura. Disponi il dietro sul davanti, diritto contro diritto. Spilla i bordi delle spalle e cuci dal numero di congiunzione 1. Rifinisci i margini di cucitura e stirali aperti. Sovrapponi di nuovo dietro e davanti, diritto contro diritto. Spilla e unisci le cuciture laterali dal numero di congiunzione 2. Rifinisci i margini di cucitura e stirali aperti. Proseguiamo con il collo. Piega la parte A a metà, diritto contro diritto. Spilla e cuci i lati corti. Apri e stira i margini della cucitura. Piega il collo a metà altezza con il rovescio all'interno. E spilla i margini del lato aperto. Segna con il gessetto il centro davanti del collo, sul lato opposto alla cucitura. Contrassegna anche il centro dello scollo del davanti e del dietro. Spilla i margini del lato aperto del collo sullo scollo, diritto contro diritto e centro su centro. La cucitura del collo deve trovarsi sul centro dietro. Cuci il collo a punto zigzag basso, in modo che lo scollo resti elastico. Rifila i margini a 7 mm, uniscili e rifiniscili insieme, poi stirali verso il basso. Mancano soltanto le maniche. Piegale a metà nel senso della lunghezza, diritto contro diritto. Spilla le linee della cucitura verticale e cuci a partire dal numero di congiunzione 3. Rifinisci i margini delle cuciture e stirali aperti.
Rifinisci anche il margine dell'orlo delle maniche e stiralo verso l'interno. Con l'ago doppio, impuntura l'orlo delle maniche dal diritto. Adesso puoi montare le maniche. Spillale sugli incavi, diritto contro diritto, fai combaciare le cuciture laterali e le cuciture delle maniche, i trattini 4 di maniche davanti e il trattino del colmo manica con la cucitura della spalla. Imbastisci le maniche molleggiandole al colmo tra i contrassegni, poi cucile. Rifinisci insieme i margini e stirali verso le maniche. La tua nuova maglia è pronta! Puoi confezionarla in jersey, felpa, maglia o come più ti piace, basta che il tessuto sia elastico. Se vuoi ancora cucire con noi, lasciati ispirare dai nostri canali social. Ringraziamo il nostro partner C. Paoli e non vediamo l'ora di realizzare con te anche il prossimo progetto di cucito, perché il motto è cucire con Burda.